Signori, state vedendo che ora è? Sono le 3:20 di notte. Naturalmente, vi ripeto, io posso urlare perché abito da solo. E siamo qua all'interno del mio telefono. Sicuramente vi starete chiedendo cosa ci fai all'interno del telefono alle 3:20 di notte. Avrete certamente letto il titolo. Precisiamo una cosa: Poo da iPhone, ragazzi, costa all'incirca 2 euro. Non so per quale motivo, ma è praticamente un'applicazione a pagamento, mentre sull'Android è completamente gratis. Quindi spiegatemi esattamente il perché. Arriviamo dritti al dunque, quest'oggi giocheremo a questa versione teoricamente modificata delle 3:30 di notte di Poo. Ora gentilmente scrivetemi nei commenti, io sì e io no, per chi conosce Poo e per chi non lo conosce. Ma ragazzi, se non conoscete Poo, veramente la situazione è gravissima. Avviamo subito il gioco e ci chiede: Poo vorrebbe inviarti delle notifiche. Naturalmente accettiamo di ricevere delle notifiche e selezioniamo una data di nascita precisa. Ragazzi, non possiamo selezionare una data qualsiasi, ma dobbiamo andare indietro, 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 ragazzi, fin quando non troviamo la prima data, che è 1902, la data di creazione reale per quanto riguarda Poo. Perché come vedete, ragazzi, Poo sembrerebbe essere piccolo, ma in realtà lui ha più di 120 anni. Oh mio Dio. Eccoci qua, ragazzi, questa dovrebbe essere praticamente la schermata principale. Attenzione, perché ci arriva una notifica dopo circa 3 minuti dall'avvio del gioco, dove chiede: Poo vorrebbe accedere al microfono. E naturalmente clicchiamo su consenti, e in questo momento Poo ci sta sentendo. Infatti, se noi clicchiamo su microfono, ragazzi, prova, pronto, Poo, mi senti? Ok, ragazzi, non ho ben capito. Poo, per caso mi senti in questo momento? Poo? Ok, ragazzi, non ci vuole rispondere. Praticamente Poo non ci vuole rispondere, probabilmente perché ha fame. Lo scopo di oggi comunque sia, ragazzi, è quello alla fine che avevamo fatto anche con Talking Ben. Non so se vi ricordate. Ok, partono delle pubblicità che non ci interessano. Lo scopo è quello di far parlare Poo, quindi potenziamolo al massimo. Dobbiamo dargli il massimo della potenza. Facciamoci anche un bagno, puliamolo. Ok, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Via, via, tutto, via, tutto. Vai, vai, puliamo questo Poo inutile. Olè, olè, ok. Dai, 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 muoviamoci anche perché a me non interessa assisterti, però io lo so che dietro di te c'è un'anima veramente bruttissima. Diamogli anche una pozione curativa. Ok, non la vuole, va bene, facciamolo un po' giocare così si diverte. Perfetto, perché raga, se noi riusciamo ad arrivare al massimo di tutte quante le barre teoricamente, il nostro Poo inizierà a parlare. Stanza da letto, facciamolo anche dormire un po'. Perfetto, ragazzi, tempo che si carica il sonno di Poo e siamo pronti a partire con, penso, uno dei video più terrificanti di tutto quanto il mio canale, dopo quelli di Ronnie Rudney. Tra l'altro, molti mi hanno chiesto Ronnie Rudney che fine abbia fatto. Naturalmente, ragazzi, io non ho... Che ha fatto un verso strano. Io non so assolutissimamente nulla, ragazzi. Ha smesso completamente di scrivermi, quindi presumo sia morto. Comunque sia, ragazzi, ora avviamo il microfono, raga, e iniziamo a parlare con Poo. Siamo pronti tra 5. Ragazzi, perdonatemi, ma il microfono è disattivato. Come fa a sentirci? Ragazzi, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va anche perché Poo lo vedo completamente rincoglionito. Ora proviamo a parlare con il creatore e scoprire se c'è un hacker, se c'è qualche entità dentro di Poo. Vai. Ok, Poo, lo so che in questo momento mi stai sentendo e sicuramente mi starai anche guardando. Ti voglio avvisare che sto registrando un video su YouTube, ma la mia domanda è una, ed è una molto precisa: chi c'è dietro di te? Nessuno sa chi sono io. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ragazzi, ditemi che l'avete sentito! Ditemi che l'avete sentito! Era praticamente una specie di hacker che stava parlando. Non ho ben capito, ragazzi, ma c'è qualcuno dentro di Poo. È confermato. Ok, Poo quindi, ragazzi, è maledetto. Io direi, per farlo un attimo riprendere e trovare qualche gioco a casissimo, facciamo magari uno skyhop, raga, proprio a casissimo. Ok. Ragazzi, ditemi che stiamo scherzando. Attenzione, attenzione, perché mi è arrivata un'altra notifica ancora di Poo. Poo desidera utilizzare il Bluetooth. Aspettate un secondo, perché mai Poo dovrebbe usare il Bluetooth, ragazzi? C'è qualcosa che non va. Io non ho nessun dispositivo Bluetooth tranne che la cassa musicale. E esattamente a cosa c'entra? Ok, clicchiamo su ok. Poo vorrebbe utilizzare il Bluetooth per le nuove connessioni. Ok, ragazzi, ho la vaga impressione che Poo si stia approfittando di tutto quanto il mio cellulare, di tutti quanti i miei dispositivi, e potrebbe hackerarmi. Oh mio Dio!
Ok, devo respirare, signori, devo respirare e devo parlare con lui per capire cosa caspita vuole esattamente da me. Allora, Pu, io lo so che in questo momento tu stai provando ad hackerarmi, stai provando ad entrare all'interno dei miei dispositivi, stai provando addirittura ad entrare all'interno del mio canale YouTube. Ma io ti chiedo, esattamente, oltre al mio canale YouTube, cos'è che vuoi? Beh, questa domanda è scontata. Io voglio il tuo sangue. Ma che caspita! Ok, ragazzi, io interrompo il video qua. No, raga, io devo uscire da questa applicazione. Devo interrompere il video qua, signori. Io interrompo il video qua. Tra l'altro sono le 3:34 di notte e sto urlando come un pazzo. Oh mio Dio, raga, devo calmarmi un secondino. Devo calmarmi un secondino e devo capire effettivamente come intrappolare Pu, o comunque sia come farmi amico Pu, perché se noi teoricamente ci facciamo amici Pu, non dovrebbe più di tanto disturbarci. Ok, ragazzi, pronti? Ultima possibilità. Dopodiché interrompiamo il video. Numero uno, fatemi vedere una cosa, perché vorrei comprare delle cose. Innanzitutto, ragazzi, vorrei comprare uno sfondo che si avvicini il più possibile, ragazzi, al colore, diciamo, dark, quello spaventoso. Perché non posso sbloccare? Raga, ok, ho appena speso praticamente 4000 gemme o cosa. Eccolo qua, vai, compriamo. Perfetto, ho comprato questo sfondo che, raga, so, non servirà a nulla. Questo purtroppo non ve lo posso dire. Altre cose particolari, vabbè, lampade non ci interessa. Il cuscino mettiamo di colore rosso. Ah, madonna, ma dobbiamo avere un livello altissimo per sbloccare queste cose. Non ci sta proprio. Possiamo però modificare Pu. Vero, mi ero quasi dimenticato, ragazzi. Mettiamoli naturalmente il colore rosso. Perfetto. E vediamo se abbiamo qualche altra modifica, come degli abiti, delle maglie da comprare a Pu, raga, perché mi ero completamente dimenticato. Selezioniamo una maglia di colore nero, raga. Ok, e abbiamo il nostro Pu modificato. Ora, signori, teoricamente mi dicevano che cliccando 3 volte sull'applicazione dovremmo notare dei cambiamenti. Non so, proviamo. 1, 2, 3. Ok, ragazzi, non c'è nessun cambiamento. Mi sa che era praticamente una bufala. Era sicuramente una palla, raga, perché non è cambiato nulla. Ok, ragazzi, prepariamoci un secondo me. Lo state vedendo? Ditemi cosa state vedendo. Perché c'è Pu sul mio schermo? Ok, rimosso. Ragazzi, Pu si è impossessato del mio telefono. L'avete visto, era comparso sullo sfondo. Ok, teoricamente ora non ci dovrebbe più essere, raga. Teoricamente non ci dovrebbe più essere. Apriamo, avviamo il microfono, signori, e parliamo con lui. Andiamo, 5, 4, 3, 2, 1, microfono on. Ok, allora Pu, ora basta, terminiamola qua, bro. Lo sappiamo, lo sappiamo tutti quanti, bro. Io non ho veramente nulla contro di te, zio. Non ho veramente nulla. La cosa che ti voglio chiedere, appunto, di per favore lasciarmi stare, anche perché non ti ho mai causato danni. È la prima volta che ti scarico. Non vorrei, appunto, essere hackerato. Comunque essere, non lo so, anche solamente minacciato da te, eh. Quindi ti sto per proporre una delle cose più interessanti. Una collaborazione tra me e te. Cosa ne pensi, bro? Io ucciderò te e ucciderò tutti gli iscritti.